schianto tra un'auto e una moto nella galleria del Torrino. Motociclista 72enne perde la vita. La Val di Loreto ritrova la pieve di Sant'Eusebio, fedeli in festa per la riapertura al culto della chiesa centro dell'unità pastorale. Rassina ha inaugurato il primo giardino pubblico della Toscana dedicato a Marco Pantani. Porta Santo Spirito, rinnovato il periodico del quartiere Il Bastione. Intanto giostratori al lavoro per l'edizione di giugno con i nuovi cavalli. Usarezzo, il fantasista Orazio Erpen torna a vestire la maglia amaranto. Buonasera dal telegiornale di TSD. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca. C'è stato infatti un incidente mortale questo pomeriggio sulla E78 all'altezza della galleria in località Il Torrino alle porte di Arezzo. Nello scontro tra un'auto e una moto, il centauro ha perso la vita sul colpo. L'uomo, Fabio Forani, di 72 anni, abitava ad Arezzo ma aveva la residenza a Firenze. La vittima era cardiopatica e non è escluso che sia stato un malore a provocare lo schianto. Voltiamo pagina, parliamo adesso dell'assemblea della diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro e la proposta di un percorso sinodale al centro dei lavori. Vediamo di cosa si tratta. A 30 anni dalla nascita della diocesi unificata di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, la nostra chiesa ha la necessità di fare il punto sul proprio cammino con un sinodo diocesano. È la proposta avanzata dall'arcivescovo Riccardo Fontana in occasione dell'assemblea di fine anno pastorale a Poti. Non è stato mai celebrato un sinodo della diocesi unificata. Gli ultimi sono stati quelli organizzati nelle singole chiese particolari di Arezzo nel 1935, di Cortona nel 1936 e di Sansepolcro nel 1943. La nostra diocesi, ha sottolineato Fontana, è profondamente cambiata nella sua composizione sociologica. La cultura, il lavoro, l'economia, la provenienza degli abitanti sono mutati notevolmente. Così come a mutare è stata anche la composizione del clero. La rivoluzione mediatica e la globalizzazione, evidenzia il presule, hanno stravolto la nostra visione del rapporto Chiesa-mondo. Occorre impegnarci per arrivare a proporre a tutti il Vangelo, come indicato da Papa Francesco. Elementi su cui il sinodo diocesano sarà chiamato a riflettere in un lungo percorso. Come ha specificato lo stesso Fontana, il sinodo non avrà inizio prima della fine della visita pastorale e avrà necessità di un periodo di preparazione di almeno un anno. E la traccia è quella indicata da Papa Francesco in Evangelii Gaudium 25. Spero che tutte le comunità, scrive il pontefice, facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria. Per rispondere ai segni dei tempi, ha spiegato Fontana, pare doveroso che tutti insieme avviamo un cammino per risvegliare, responsabilizzare, entusiasmare, rifare unità alla pastorale della nostra Chiesa diocesana. Lo stile è quello indicato dal convegno di Firenze, ha evidenziato l'arcivescovo. La Procura di Arezzo non effettua comunicazioni a soggetti privati tramite posta elettronica e che quindi tali comunicazioni sono da considerarsi false ed effettuate con finalità truffaldine. Con una nota stampa è arrivata la posizione ufficiale della Procura di Arezzo sul caso relativo all'invio della posta elettronica ingannevole che invitava i cittadini a presentarsi al Palazzo di Giustizia Aretino. Un episodio che in soli 10 giorni ha visto 40 cittadini rivolgersi alla Polizia Postale per chiarimenti telefonici o addirittura per denunciare l'accaduto. La Val di Loreto in Val di Chiana ritrova la pieve di Sant'Eusebio, fedeli in festa per la riapertura al culto della chiesa centro dell'unità pastorale. Vediamo di cosa si tratta. L'antica pieve di Sant'Eusebio di Tavarnelle in Val di Loreto ha finalmente riaperto le sue porte domenica 12 giugno con una solenne cerimonia di dedicazione presieduta dall'arcivescovo Riccardo Fontana. Una comunità intera ritrova così una parte importante della sua identità cristiana dopo 15 mesi di lavori cominciati a causa dei danneggiamenti subiti dalla struttura per la forte umidità. Si è riaperta, si è restaurata, si è ridotta al decoro che si conviene ad una chiesa. Tre storie
si sono messe insieme San Pietro al Cegliolo, San Martino a Bocina e Sant'Eusebio, si sono messe insieme e ora si rilancia. Si lancia alla grande, io spero che questi campi che sono intorno saranno presto popolati di ragazzi perché li attrezzeremo, spero che una catechesi significativa aiuti la generazione nuova, spero di vedere tanti vecchietti che vengono qua a leggere il giornale perché ci metteremo alberi e panchine. Si è detto che il popolo era andato come in esilio, no? Come popolo di Israele, un ritorno a casa, un ritorno in patria. È sempre un motivo di gioia. D'ora in poi il popolo avrà il suo tempio, cioè il luogo per pregare, il luogo per celebrare l'Eucaristia. E siamo veramente contenti di questo passo importante, grazie allo sforzo del Vescovo, ma anche alla collaborazione di tanti fedeli. Un momento di gioia grande sentito da tutti i fedeli dell'unità pastorale della Val di Loreto, coronato da un ulteriore motivo di festa. Durante il rito solenne, infatti, 9 giovani hanno ricevuto il sacramento della confermazione dall'arcivescovo Fontana. L'intervento di manutenzione straordinaria è stato realizzato con il contributo della CEI, con la collaborazione dell'amministrazione comunale e anche grazie ai tanti parrocchiani che volontariamente hanno offerto il loro impegno. Anche il Comune ha voluto contribuire perché comunque è un patrimonio non solo della Chiesa, ma è un patrimonio veramente di tutti i cittadini cortonesi. Lanciamo un appello bipartisan ai sindaci e ai competenti livelli istituzionali dell'azienda sanitaria perché in vista dell'importante nomina del direttore del distretto di Arezzo sia data assoluta priorità a un professionista di rango con competenze medico-sanitarie appurate, esperienza nell'attività che sarà chiamato a svolgere e il giusto radicamento territoriale. È l'appello lanciato dai consiglieri comunali aretini di Fratelli d'Italia, Francesco Macri e Giovanna Carlettini, condiviso con il responsabile regionale della sanità, Ezio Lucacci. La sanità aretina, proseguono Macri e Carlettini, ha la necessità prioritaria di compensare le spinte centrifughe verso il polo senese attraverso l'individuazione di una scelta forte in grado di gestire il distretto di Arezzo. E si è concluso con la consegna delle rondini d'oro ai giovani che hanno terminato il percorso nello studentato internazionale, il Utopic Fest, il primo festival della Cittadella della Pace. La formazione, le testimonianze, le attività con le scuole, i viaggi, il lavoro con il quarto anno di eccellenza. Avete trascorso 2 anni impegnativi, ha affermato la direttrice dello studentato internazionale, Lucia Colonna. E ora siete di fronte a una nuova responsabilità, quella di diventare gli ambasciatori di pace per portare nei vostri paesi il messaggio di Rondine. Una 3 giorni che ha saputo coinvolgere migliaia di persone in Italia e nel mondo, mettendo insieme tutte le anime di Rondine, trovando uniti tutti coloro che ne hanno fatto la storia, pronti a dare un nuovo contributo alla costruzione della pace. Abbiamo anche condiviso momenti difficili, evidenzia il presidente di Rondine, Franco Vaccari, perché così con fatica si costruisce la cittadella della pace e ogni giorno è una sfida. Rondine vi è grata per questo. Andiamo adesso in Casentino, è stato inaugurato a Rassina il primo giardino pubblico della Toscana dedicato a Marco Pantani. Vediamo. Andiamo? Sì. Una targa in memoria del grande ciclista Marco Pantani, capace con le sue imprese sportive ed umane di mantenere ancora vivo il ricordo di sé nonostante le torbide vicende che ne hanno causato la prematura scomparsa nel febbraio del 2004. Così l'amministrazione comunale di Castelfocognano ha deciso di intitolare al pirata uno spazio verde lungo il percorso della pista ciclopedonale dell'Arno. Un giardino pubblico, quello in piazza Mazzini a Rassina, dove turisti appassionati delle 2 ruote passeranno e potranno rendere omaggio allo scalatore Cesenate. Si tratta della prima intitolazione di un luogo pubblico a Pantani in Toscana, la terza in Italia. Un gesto che racchiude anche un messaggio positivo da trasmettere ai più piccoli, come sottolinea la mamma del ciclista romagnolo. Si prova una grande soddisfazione. Marco poi amava i giovani, amava i bambini e mi piace questa cosa.
mi piace tanto. Abbiamo fatto anche delle squadre dei giovanissimi nella Pantani Corse e quindi proprio per dare a Marco quella passione, quella soddisfazione che voleva a insegnare ai bambini come si doveva fare a correre, e siamo stati molto contenti perché abbiamo fatto 2 o 3 squadre. Io ho una bambina di 1 anno, fra 2 o 3 anni quando la porterò in questo giardino mi potrà chiedere chi era babbo Marco Pantani, e da lì comincia un'altra storia. A meno di una settimana dalla giostra del Saracino di Arezzo proseguono in Piazza Grande le prove dei giostratori. Partenza sprint per il quartiere di Porta Sant'Andrea con Enrico Vedovini in sella a Nuvola che ha colpito il 5 spezzando la lancia. In crescendo anche Stefano Cherici. In casa rossoverde Alessandro Vannozzi è riuscito a trovare il centro alla seconda carriera. Sottotono Filippo Fardelli, comunque in crescita, che ha dimostrato di avere il 4 a portata di lancia. Cavalli nuovi per la Colombina dopo il virus che ha colpito duramente la scuderia gialloblu, alternanza di 4 fino a un 5 netto di Gianmaria Scortecci. Bene anche Bernaccini e Carboni di Porta del Foro che alternano 4 e 5. Porta Santo Spirito intanto ha rinnovato il periodico del quartiere denominato Il Bastione. Intanto i giostratori sono anche al lavoro per l'edizione di giugno con nuovi cavalli. Vediamo. Il Bastione esce con una nuova veste grafica, una rinnovata impaginazione. Ecco quali saranno anche le altre novità. Una nuova veste grafica che si cambia dopo 27 anni, visto che il Bastione ha questi anni di vita. Oltre alla veste grafica ovviamente anche i contenuti, abbiamo raddoppiato i contenuti, da 4 pagine il periodico si trasforma in 8 pagine di contenuti di giostra e non solo, ma anche di storia di Arezzo e quant'altro. L'obiettivo da parte del direttore Luca Caneschi e del rettore Ezio Gori è quello che, oltre ad essere il punto di contatto con tutti i soci del quartiere, sia anche un punto di riferimento e di dibattito per il mondo giostresco, per tutti gli amanti della giostra. A poco meno di una settimana dalla giostra i vostri giostratori stanno provando su cavalli appunto che sono stati trovati pochi giorni fa. Come stanno andando le prove? Ma sinceramente siamo soddisfatti, anche se abbiamo fatto solo 2 giorni di prova, consapevoli che la qualità del nostro lavoro la conoscevamo. La situazione si era creata, non era di certo positiva, però non ci siamo, come dire, disperati nel momento in cui è accaduta questa cosa, come non ci vogliamo mettere in una condizione di essere contenti, soddisfatti, però consapevoli allo stesso tempo che il lavoro da qui alla giostra ci metterà in una condizione migliore per poter combattere la nostra battaglia. Orazio Nicolà Serpen tornerà a vestire la maglia dell'Arezzo Calcio a disposizione di mister Sottili per il prossimo campionato. Il fantasista argentino, autore di 31 presenze e 7 reti nell'ultima stagione nelle fila della Carrarese, ha già vestito la casacca amaranto nelle stagioni 2009-2010 e 2014-2015, subito dopo il ripescaggio in Lega Pro. Il suo score ad Arezzo parla di 60 presenze totali con 12 gol all'attivo, gli ultimi 7 essenziali per la salvezza raggiunta un anno fa. Soddisfazione reciproca sia per la dirigenza che per il calciatore che ha scelto di tornare a giocare per una città, una squadra e una tifoseria a cui è rimasto molto legato. Ultima notizia era questa del nostro telegiornale, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che potete seguirci anche nel sito www.tsdtv.it, su Facebook, Twitter e YouTube. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.